Buongiorno dalla redazione multimediale, apriamo questa edizione con la cronaca. La Procura di Torino ha chiesto rinvio a giudizio per il presidente della regione Piemonte Cota nell'ambito dell'inchiesta sull'utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari. Lo stesso provvedimento è stato chiesto per altri 37 consiglieri. Cota è accusato di peculato, chiesta invece l'archiviazione per altre 18 persone, tra cui Mercedes Bresso, che era indagata per finanziamento illecito ai partiti. Mi domando cos'altro deve succedere per costringere Cota a staccarsi dalla poltrona, ha commentato la Bresso. Questa infatti non è l'unica grana in questo momento per Cota. Proprio ieri sono state pubblicate le motivazioni della sentenza del TAR che ha annullato le elezioni regionali del 2010. I giudici spiegano che la presentazione della lista dei pensionati per Cota è stata viziata da una nullità insanabile. Non è possibile stabilire come sarebbe cambiato il risultato del voto senza quella lista. La sua illegittima ammissione ha invalidato e travolto tutto il procedimento elettorale complessivamente inteso, che quindi va rinnovato, si legge nelle motivazioni. E dopo gli attacchi al ministro Chieng, la Lega stamani ha inscenato una protesta a Palazzo Madama. I senatori del Carroccio hanno occupato gli uffici del presidente Pietro Grasso. La protesta è contro la ripresa in aula dell'esame del decreto svuota carceri, che prevede anche la cancellazione del reato di immigrazione clandestina previsto dalla legge Maroni del 2009. Avevamo chiesto una capigruppo, spiega il senatore del Carroccio Raffaele Volpi, e non è stata convocata. Come se niente fosse, sono tornati in aula. Nonostante la protesta leghista, infatti, l'aula di Palazzo Madama ma sta andando regolarmente avanti nell'esame del provvedimento. Impegna tutto campo per Matteo Renzi, che nel pomeriggio riunisce la direzione del PD, ma prima ancora avrà probabilmente un faccia a faccia con Enrico Letta in attesa dell'incontro tra domani e dopodomani, e anche con Silvio Berlusconi. Il leader democratico è sempre più nell'occhio del ciclone, soprattutto all'interno del partito. I bersaniani non digeriscono il metodo adottato nella trattativa sulla riforma della legge elettorale, in cui il segretario sindaco vuole a tutti i costi coinvolgere tutti, compreso, accusano, un pregiudicato. Ma Renzi ribatte: le regole si fanno con tutti, voi ci avete fatto il governo. In tutto questo non è ancora chiaro su quale dei modelli di legge elettorale verrà messa la bandiera del PD. La preferenza di Renzi andrebbe per il modello spagnolo a stampo bipolare, lo stesso preferito da Berlusconi, ma i governisti PD e gli alfaniani puntano sul sistema a doppio turno dei sindaci. Dall'altra parte il premier Letta tira dritto con l'intenzione di chiudere il patto di coalizione 2014 entro la fine della prossima settimana, ma il tema del rimpasso, suo malgrado quello che potrebbe prendere il sopravvento alla luce degli sviluppi del caso De Girolamo, della quale poco fa anche Scelta Civica ha chiesto le dimissioni. Il consultivo sull'andamento del mercato dell'auto a fine 2013 si presenta decisamente negativo. In Europa l'anno appena passato si chiude con un meno 1,8% rispetto al 2012. È il sesto calo consecutivo dal 1995. Eppure a dicembre si è registrata una ripresa anche importante, probabilmente un segnale di cambiamento, con un balzo del 13%. Fiat tracolla. Nel 2013 ha immatricolato sempre in Europa molte meno auto rispetto all'anno precedente, segnalando un calo del 7,3%. Il lingotto si riprende a dicembre con un progresso nelle vendite del 2,3% rispetto ad un anno fa, un balzo che comunque non compensa la debacle del 2013. La quota di mercato del gruppo scende infatti al 6% rispetto al 6,4% del 2012. François Hollande non sarebbe andato a trovare Valérie Trierweiler dopo il ricovero in ospedale, lo riferisce Radio Europe One, citando l'entourage della compagna del presidente francese, secondo cui questa circostanza avrebbe aumentato il suo malessere. La giornalista soffre di una fatica nervosa estrema e dovrebbe rimanere ricoverata all'ospedale a Parigi ancora per qualche giorno. La notizia non è stata confermata né smentita dall'Eliseo. Le armi chimiche provenienti dalla Siria faranno tappa nel porto di Gioia Tauro, questo quanto appreso dall'ANSA da fonti autorevoli. Attualmente a bordo della nave danese Ark Futura le armi sono depositate in 1500 container e una volta approdate nel porto calabrese saranno trasbordate sulla nave americana Cape Ray. Non sono ancora chiari i termini di smaltimento del carico, anche se il ministro degli esteri Emma Bonino ha già escluso il loro transito in territorio italiano. Il nome del porto italiano di approdo verrà comunque ufficializzato tra poco più di un'ora dalla stessa Bonino e dal ministro delle infrastrutture, che riferiranno sulla questione davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, con loro anche il direttore generale dell'OPAC, l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. In lizza, lo ricordiamo, c'erano anche Cagliari e la Maddalena.
Ed era l'ultima notizia per questa edizione. Ve lo ricordo, il prossimo appuntamento è per questa sera alle 18.55. Per tutti gli aggiornamenti, il sito internet e l'account Twitter. Vi auguro una buona giornata.